che mi hanno preceduto rispecchiano esattamente qual è la complessità di questa normativa. Riflettevo mentre la relatrice mandava sulle slide questi schemi delle strutture dell'infortunio, c'era la struttura bipartita e tripartita, io li vedevo dentro di me, guardate, era una struttura dell'infortunio che appare la struttura del reato, perché noi l'abbiamo bipartita e tripartita, noi l'abbiamo anche qua bipartita. E verificavo come questa modulistica in effetti fosse così complessa e articolata come tutta la normativa lo è. E negli interventi dei precedenti relatori, ovviamente, diversi accenni sulla posizione di garanzia del medico, della responsabilità di equip, sul frazionamento delle singole responsabilità, e mi chiedevo ovviamente quale differenza tra la responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e quale sulla responsabilità medica. Entrambi derivano da posizioni di garanzia, entrambi che derivano da pluralità di agenti. E la prima riflessione, che era una riflessione abbastanza ingenua, devo dire anche di scarso livello, è che i medici sono tecnici del loro lavoro e i giuristi sulla tecnica del loro lavoro possono. E dicevo, ma come mai nel medico non abbiamo un testo unico della responsabilità sanitaria, invece nella materia della sicurezza del lavoro siamo addirittura un tono, un testo unico della responsabilità sanitaria? È così articolato, è così frammentario, è così specifico. Allora forse poi l'intervento della relatrice lì è venuto un lampo di genio, ma non lo è certamente, e che all'interno lì abbiamo ulteriori tecnici, che sono figure degli ingegneri, ma non è quella figura professionale. In realtà quando siamo in tema di sicurezza di lavoro, quando siamo in materia di rapporti di lavoro in generale, è venuta la figura dell'ingegnere, ma per quanto riguarda il settore delle costruzioni, diversi settori lavorativi, vi sono ovviamente delle ulteriori capacità tecniche che vanno a integrarsi, così che il bagaglio culturale, le nozioni che dovete esaminare diventano sempre più complesse. Chiuso questo argomento, devo soltanto sottolineare come tutta l'intera materia effettivamente risente nei passaggi dei precedenti relatori, e vado proprio velocissimo, dall'avvocato Tognozzi, come ha spiegato come effettivamente in tutta questa normativa vi sia tutto un frazionamento di responsabilità o di corresponsabilità nell'ambito della normativa stessa, che richiede uno studio, un approfondimento assolutamente particolare. La dottoressa Roia ha esaminato tutta la normativa e effettivamente rispetto a tutto quello che avevo preparato e che ho studiato, e come tutta questa normativa, seppur adesso chiusa nel testo unico, sia frutto e sia prodotto di giurisprudenza, sia prodotto di normativa che a sua volta è stata integrata dalla giurisprudenza, una nuova veste normativa, e quindi si andrà avanti, si è arrivato al nostro testo unico. Ma non basta, e lì sono accenno per il consigliere. La giurisprudenza non basta, per la Cassazione non basta questo che è scritto nel testo unico, tant'è che guardi che è stato quello riferimento, cioè sulla procedimento di educazione, che riguarda proprio quello della responsabilizzazione, della limitazione della responsabilità penale, la giurisprudenza, la Cassazione ha iniziato a introdurre un principio sempre più forte, sempre questo, in cui si dice attenzione, non potete delegare tutto, attenzione, non potete in ogni caso pensare di poter spostare il vostro centro di responsabilità. E venendo al tema che mi riguardava, era la responsabilità dell'imprenditore in questa materia, ovviamente nell'esperienza giurisprudenziale. Il titolo che mi è stato assegnato ovviamente era un titolo con l'inganno, perché effettivamente io mi aspettavo la responsabilità del datore di lavoro, invece ho la responsabilità dell'imprenditore. Allora mi soffermo su questo, ho iniziato un po' a capire l'imprenditore o il datore di lavoro, tutta questa normativa è una normativa che ricade sulle figure apicali che sono state dette e su quelli che sono destinatari degli obblighi di sicurezza, obblighi e doveri di sicurezza. Coincide la nozione dell'imprenditore con la nozione di datore di lavoro, e devo fare assolutamente un passaggio veloce e lampo su quello che già l'avvocato Tognozzi ha riferito. In questa normativa la scelta del legislatore è stata quella di spostare quella che era la definizione dell'imprenditore, il destinatario e della posizione di garanzia, ma soprattutto degli obblighi di sicurezza, dall'imprenditore al datore di lavoro. Normativa precedente parlava di imprenditore, adesso si va sul datore di lavoro. Non solo,
ne fornisce anche un'interpretazione autentica di quella che è la nozione del datore di lavoro, e dà una nozione formale che è quella appunto del titolare del rapporto di lavoro, che certamente coincide con la figura dell'imprenditore, e poi aggiunge comunque, ne dà una definizione sostanziale o funzionale. Quindi noi abbiamo un datore di lavoro formale e un datore di lavoro sostanziale e funzionale, cioè quello che poi effettivamente esercita il potere decisore, il controllo di spesa, gestionale. E allora l'imprenditore, la figura dell'imprenditore, ovviamente in senso civilistico e societario, cioè quella che tutti noi conosciamo, dove si va a collocare all'interno di questa figura? Anche l'imprenditore, cioè l'imprenditore di diritto, cioè l'imprenditore di fatto. Abbiamo l'amministratore di diritto, abbiamo l'amministratore di fatto, abbiamo il socio di diritto, abbiamo il socio pubblico. Tutta questa giurisprudenza è copiosa in giurisprudenza. Entriamo che solo per uscire da questo argomento ci basta una giornata di tempo. E ovviamente non la voglio prendere, però il punto importante è che allora quando si parla di datore di lavoro in senso formale, e questa è una giurisprudenza lo riconosce, non vi è dubbio che abbiamo una coincidenza tra la nozione di imprenditore e la nozione di datore di lavoro. Stiamo parlando di nozione di datore di lavoro rilevante senza il testo unico sulla sicurezza, perché la nozione civilistica, giuslavoristica di datore di lavoro è un qualcosa di diverso, e questo la dottrina, ma anche la stessa giurisprudenza lo riconosce. Il datore di lavoro rilevante di cui stiamo parlando noi nel testo unico è quel datore di lavoro che è appunto regolato dai criteri di effettività della normativa che è inserita all'interno di questo testo. Bene, l'imprenditore è certamente datore di lavoro. Poniamo il caso in cui in una situazione, per dirla solo un rappresentante dello stabilimento, abbiamo un'impresa di grande dimensione, abbiamo un datore di lavoro formale che è il titolare del contratto di lavoro, il legale rappresentante della società che stipula i contratti con i dipendenti, abbiamo anche degli stabilimenti, perché è un'impresa di grande dimensione, perché ha un ciclo produttivo complesso e articolato, tutte queste figure che sono poste all'interno di questi stabilimenti sono per espressa indicazione dello stesso, della stessa nozione contenuta nel testo unico, anche loro hanno la funzione di datore di lavoro rilevante per gli obblighi della sicurezza, ma certamente non sono essi stessi imprenditori, sono dipendenti, perché i direttori o i responsabili dei singoli stabilimenti di un stabilimento, di un'attività produttiva, di un'impresa di grande dimensione, certamente sono considerati datori di lavoro ai fini degli obblighi di sicurezza, ma non sono datori di lavoro in senso civilistico e non coincide con la nozione di imprenditore. Quindi la responsabilità dell'imprenditore è una responsabilità rispetto a questa materia soltanto parziale, e quindi soltanto un segmento di questa materia va a riguardare quella che è l'attività dell'impresa. Effettivamente mi chiedevo anche se la normativa e l'ambito di applicazione della stessa giurisprudenza era una normativa che ricomprendeva, una normativa dedicata all'impresa, e devo dire che poi, mentre lo pensavo, poi in mano, ovviamente sempre ognuno approfondisce i temi e riesce a guardare argomenti nuovi, questa non è una normativa dell'impresa, questa è una normativa del rapporto di lavoro tra le due. Che poi nella casistica e giurisprudenziale della normativa che troviamo il maggiore richiamo è perché la maggior parte degli incidenti, degli infortuni, dei sinistri, avvengono nel settore di lavoro ordinario. Peraltro non è priva di incongruenza questa normativa, perché se da una parte fa riferimento al datore di lavoro, quindi lo stacca dalla nozione dell'impresa, dell'imprenditore, poi però nelle varie norme che entrano dentro fanno riferimento a modelli organizzativi, fanno riferimento a strutture organizzative, fanno riferimento poi all'attività lavorativa che opera. Questa un codice commentato il dottor Guarinello, che ha coordinato il dottor Guarinello, quindi su questo ha raccolto tutta la sua giurisprudenza ovviamente in materia, ho trovato conferma di questa, che è la mia osservazione, ma soltanto per... E c'era questo cancello che pesava 900 kg posto all'ingresso di un magazzino che crolla, travolge un operaio e il datore di lavoro è stato condannato, un capitano di fregata in qualità di datore di lavoro e altro capitano di fregata in qualità di responsabile del servizio. Era in materia militare, ovviamente veniva ritenuto lui in questo caso responsabile del dovere che arriva le vere sulla sicurezza, e quindi io, per un capitano di fregata che nulla conosceva di questa normativa specifica, è stato ritenuto responsabile per questo. Ma ce n'era un'altra, quella precedente della quarta sezione del 5 maggio del 2011, ma ce n'era un'altra che era particolare ed è proprio annotata per la sua originalità,
della sezione sesta questa volta, perché è un reato di pubblica amministrazione, ma è stata estrapolata soltanto per il principio di diritto in cui un dipendente di una procura della Repubblica indagato di un titolare del 314 in un piccolo centro solleva tramite i suoi difensori un'istanza di ricusazione nei confronti del presidente del tribunale, perché il presidente del tribunale, per una normativa amministrativa era inserita, il titolare era considerato, virgolette, in ambito lavorativo pubblico, il dittatore di lavoro, quindi c'è tutta questa giurisprudenza particolare. Questo solo per dirvi come tutta questa normativa non riguarda solo esclusivamente l'impresa. Per l'impresa, e vado assolutamente veloce, per l'impresa, quindi quando vi è coincidenza tra datore di lavoro formale e imprenditore, per l'impresa valgono le regole di gestione commerciale. Però ovviamente, siccome la responsabilità penale non può che essere personale, i temi sono quelli della Cassazione, che ha precisato appunto come nell'ambito dell'impresa il consiglio di amministratore, il consiglio di amministrazione è l'amministratore unico, non vi è dubbio che nella vita individuale il datore di lavoro sia quello, nell'SRL le soltanto persone anche, ovviamente vi possono essere delle SRL che per le loro caratteristiche hanno quindi una produzione o un'attività che si estende su una base territoriale assolutamente ampia, e quindi lì valgono le regole di tutti i soggetti che sono i nostri dirigenti e il comune e tutte le altre società. Nell'ambito del consiglio di amministrazione la giurisprudenza è consolidata, tutti i consiglieri di amministrazione rispondono ovviamente per quanto concerne i loro obblighi di sicurezza e di vigilanza. Vi è stata nel passato e in giurisprudenza, ma soprattutto nella casistica del fatto, questa la scelta di delegare tutte le funzioni di responsabile di lavoro nella sicurezza nell'ambito di un consiglio di amministrazione a un amministratore delegato, come dire il consiglio di amministrazione si spoglia di tutta la parte che riguarda la sicurezza del lavoro e quindi conferisce una delega specifica al singolo consigliere di amministratore di amministrazione nominato sul punto consigliere delegato. Parte della giurisprudenza insiste che la posizione di garanzia non può essere delegata in quanto tale, altra giurisprudenza ritiene che l'amministratore delegato, quindi il consigliere dell'amministrazione delegato nominato sul punto, e cui valga questa nomina a formale delega, e quindi in questo senso vale per l'amministratore delegato, il consigliere dell'amministrazione, la titolarità di quegli obblighi di sicurezza, ma continua a gravare sul consiglio di amministrazione quell'obbligo di controllo e di vigilanza. Qualche problema interpretativo e giurisprudenziale può sorgere nell'ambito dell'impresa quando troviamo di fronte, specie in materia di lavori pubblici, in materia di lavori di costruzione o di realtà complesse societarie, per esempio in materia di associazioni temporanee di imprese che vengono costituite al fine poi di partecipare a appalti pubblici o appalti privati, in cui lì all'interno dell'ADI ovviamente vi è l'impresa mandataria e poi vi sono tutte le altre imprese partecipanti, in lì si pone una serie di problematiche che poi sono anche comuni a quelle dei gruppi societari, perché poi ci sono anche tutta la tematica dei gruppi, delle holding e quindi di queste costellazioni societarie in cui tutte poi fanno capo ad un gruppo. Ovviamente spacchettare la responsabilità, come vale il principio che le deleghe non possono trasferire la posizione di garanzia, la giurisprudenza ritiene anche che non si può suddividere la responsabilità, o meglio cedere la responsabilità della posizione di garanzia, cedere la posizione di garanzia che è incedibile, è innegabile. E non lo si può fare, quindi anche attraverso una sorta di costruzione societaria, di gruppo societario, tant'è che se poi alla fine tutte queste società satelliti dipendono da una società capogruppo, chiamiamola in questa maniera holding o società che sostanzialmente dirige e dà le ripartizioni di compiti tra le altre società satelliti, anche la giurisprudenza è giunta a ritenere che anche le posizioni apicali della società capogruppo valgono e possono incidere, ovviamente bisogna vedere caso per caso, possono incidere sulla responsabilità e sulla posizione delle imprese. Questo per dire come nell'ambito dell'impresa, dell'attività dell'impresa,
può sussistere, anzi molte volte sussiste, una pluralità di datori di lavoro, e questa la Cassazione lo ripeto più di una volta, può essere una pluralità di datori di lavoro, ambito anche nell'ambito di una medesima realtà imprenditoriale, come pure può essere un, parte dell'ordine parla di frazionamento della protezione di garanzia, a mio avviso è più corretto parlare di estensione della protezione di garanzia, come se questa protezione di garanzia venisse duplicata, triplicata, ma non certamente frazionata, quando per esempio anche solo per diritto lo stesso legislatore che inserisce come responsabile dello stabilimento e un responsabile dell'azienda in generale, titolare di quello stesso stabilimento, debbano per esempio affrontare delle tematiche centrali sul punto. Ovviamente una grande distinzione deve essere fatta, perché sennò questo obbligo, una grande distinzione deve essere fatta tra quelle che sono le dinamiche sulla casistica di quello che avviene, perché un conto è ovviamente il singolo sinistro che avviene per esigenze, questioni contingenti in un ambito lavorativo, e un conto è se questo sinistro avviene per decisioni aziendali che riguardano, non so, la fornitura di macchinari, la gestione e l'acquisto di materie prime o di prodotti. Ecco, questa la giurisprudenza tende molto a differenziare, cioè ovviamente non è che il datore di lavoro, imprenditore, consiglio di amministrazione ha ovviamente questo potere di essere sempre presente, di controllare tutte le linee, valutazioni, circostanze del caso concreto, anche proprio nella quarta sezione vi è questa, proprio si sottolinea questa giurisprudenza che da una parte viene indicata in tema di controllo, che però a mio avviso riguarda effettivamente proprio su questa ripartizione della figura del datore di lavoro, dei rispettivi obblighi, in realtà si deve andare a incidere, a verificare cosa c'è. Quindi, per dirla, allora, quando in tutti gli stabilimenti, in tutti i cantieri vengono utilizzate delle strutture o degli apparecchi che sono di scarso livello, che sono stati acquistati di stoccaggio senza certificati di collaudo aggiornati, eccetera, ovviamente questa carenza è una carenza di organizzazione, una carenza di impresa, e non può che ricadere a pioggia dal ruolo apicale sino all'ultimo soggetto responsabile dell'utilizzo di questo. Ma allora quando invece nell'ambito di un cantiere territoriale vi sia un problema locale che riguarda appunto l'isolamento, come questi casi di cui possiamo parlare, ma anche molti altri possiamo dire, ovviamente lì si deve necessariamente frazionare il criterio della responsabilità. Ultimi due passaggi e concludo. Questo principio del non possibilità, di non delegabilità assoluta della posizione di garanzia, ma in realtà del principio di non delegabilità assoluta, ma anche di non affidamento totale, che è questo poi che è stato più volte richiamato, è un principio che ritengo in fondo. La norma dice che tutto può essere delegato, almeno quegli unici due compiti dell'articolo 17. Allora forse uno deve scegliere una strada, forse uno, intendo ovviamente per noi operatori di diritto, cioè se il datore di lavoro ha obblighi e doveri di garanzia, e se questi obblighi e doveri di garanzia possono essere delegati, perché lo dice il legislatore, l'articolo 16, fatta eccezione ovviamente per quelle due ipotesi che tutti conosciamo, indicate nell'articolo 17, voglio dire, io posso delegare tutto quello che posso, tutto quello che voglio. L'importante è che osservo quei criteri che non devono essere formali, non devono essere astratti, devono essere concreti, devono essere effettivi, perché sennò la delega è invalida, quindi è come se non ci fosse. Non basta un documento perfetto sotto un profilo cartolare di forma con tutti i requisiti, ovviamente la giurisprudenza vuole una verifica in fatto di quelli che sono i criteri, perché se qualcuno di questi elementi non è effettivo, non è reale, ecco i criteri di effettività che riguarda non solo la figura del datore di lavoro, ma riguarda tutta l'intera materia, come poi riguarda l'intera materia penalistica. Se questo non passa, la delega è invalida e si ritorna alla responsabilità dei ruoli apicali, con una sola differenza, che non decade la responsabilità del delegato, sia pure con delega invalida. La delega invalida permane comunque tutta la forma della delega per ciò che valga sui residui poteri,
ma per un effetto estensivo di responsabilità, quel criterio di oggettività che è interno e esterno. Vuol dire che ne risponde sia il datore di lavoro in quanto la delega non è invalida, e anche il delegato che ha operato con una delega invalida, quindi una forma di estensione di questa responsabilità. Io credo che questo sia il punto centrale. Se tutto può essere delegato, come può la Cassazione allora dire ed affermare che in ogni caso la condizione di garanzia non può essere delegata? E questa, per me, dice una scelta di punto che deve essere effettuata. La Cassazione sostanzialmente afferma: siccome vi è un potere di controllo, di vigilanza, che se sbaglio il consigliere lo potrà ovviamente interrompere, siccome vi è un potere di controllo e vigilanza, ovviamente quello è naturale e insito nella funzione di garanzia, e tu non lo potrai mai delegare, lo devi controllare, anche se abbiamo visto che l'articolo 16 del testo unico, il terzo comma, ci dice che in un caso particolare tu il tuo controllo lo fai facendo un valido modello organizzativo, e questo è il tema che affronteranno il pomeriggio il consigliere e il dottor Iero in particolare. E quindi, come a dire, se tu sei imprenditore, fai una delega fatta bene, questa delega fatta bene è in fatto e in diritto, la scrivi bene di forma, ma la fai corrispondere anche a quello del fatto. A questo punto, nel senso che si dice che c'è autonomia di spesa, gli metti un conto corrente, gli dai il potere di firma, ci metti dentro i soldi, gli dai il potere decisionale, e questo rispetto. Se tu fai tutto questo, fatta eccezione per quei due conti che non devono essere, non possono essere delegati, e se tu istituisci un valido modello della 231 organizzativo, quindi da schermo, quindi secondo la legge, quel modello organizzativo che deve essere in fatto e in diritto, ovviamente io potrei a questo punto fermare. Perché il mio controllo sul delegato ovviamente è un controllo del delegato che inserisce ovviamente quel fatto, e che per legge, se io adotto questo modello organizzativo, posso fermare. Che potrebbe avere una spiegazione per queste imprese multinazionali, per esempio un consiglio di amministrazione che si trova non so dove, poi vi sono delle lavorazioni che vengono fatte, lasciamo stare tanto, mettiamo un altro posto, sicuramente generalmente è più improprio, ovviamente. Cosa possono dire e cosa possono fare? Ho assistito a un procedimento in cui assistevo questa multinazionale che fa treni di alta velocità, e che ovviamente è stato chiamato il presidente del consiglio di amministrazione, sarà a Ginevra, non sapeva neanche di cosa stavamo parlando, perché hanno 642 cantieri in tutta Europa. Ovviamente questo non si può. Però devo dire che, prima di dichiarare la parola, voglio dire invece sul criterio residuale, la Cassazione dice no, questo controllo che tu devi fare devi tenere, questo controllo che tu lo devi fare deve comunque verificarsi e utilizzare, è un controllo, viene detto, un controllo proprio di vigilanza alta, il che significa, e questi sono i principi giurisprudenziali, che non tutto è delegabile, non può cedersi la posizione di garanzia, perché quel controllo, vi è un segmento di controllo che viene indicato come segmento di controllo alto, cioè io non ti chiedo di controllare la contingenza di quel singolo cantiere, ma ti chiedo di controllare e vigilare su due punti: uno, sulla delega stessa, e quindi la delega la devi controllare perché tu hai potere sostitutivo, hai potere di controllo oltre alla colpa di dirigente, la colpa di vigilare. Secondo, tu hai un potere di controllo che deve riguardare tutto il procedimento e tutte le falle che vi possono essere nell'ambito di questo passaggio, diciamo verticale e orizzontale, perché così viaggia la responsabilità in materia di lavoro, sia in senso verticale che in senso orizzontale, e quindi per quel segmento di controllo e vigilanza tu non puoi assolutamente, attraverso uno schermo di norme, di contratti e di figure, di attribuzioni, sostanzialmente esimerti da questo controllo. Prego la dottoressa. No, volevo semplicemente precisare che l'obbligo di vigilanza è delegabile. Quello che non è delegabile, e che io condivido in pieno questi principi che troviamo affermati in molte sentenze della Cassazione, sono le scelte di organizzazione di fondo e le scelte di produzione. Io mi ero occupata nel 2008 di un primo incidente alla ThyssenKrupp, dove per fortuna non si erano verificati
dei morti, ma semplicemente dei danni alle cose. E lì si parlava di delega, e qual è il principio anche che affermammo in quella occasione? Che la scelta non era delegabile a nessuno, quella di non aggiornare i sistemi di protezione antincendio perché si doveva andare a aprire il cantiere a un'altra parte, ed è quella doveva necessariamente fare capo al responsabile di quel settore della azienda. E mi sembra che alla luce di tutto quello che abbiamo detto in questa mattinata non può non essere condiviso questo. Esatto, questo è il principio sostanzialmente che viene indicato, cioè ci sono delle scelte, che qua è il concetto che avevo prima espresso, ci sono delle scelte che sono apicali e di organizzazione aziendale, che non può ovviamente badare, ovviamente rispondere nell'ultimo o all'intermedio, ma che solo il Consiglio di amministrazione, perché è lui che ha quei poteri decisori proprio in materia di queste scelte aziendali che sono fatte. Chiudo l'intervento solo per, così, visto che la mia era la giurisprudenza, all'interno ho trovato annotate e pubblicate su questo codice dell'IPSOA, tanto interessante, giusto per dirne in diversi visti diversi, ma questa era veramente particolare, in cui hanno riportato quattro massime della quarta sezione della Cassazione, proprio in materia di vigilanza e di controllo, dove in realtà si vede come all'interno, giusto per citarmi, diciamo, questo dovere di vigilanza e di controllo non è mai così colam che ha, tiene alla medesima tensione, ecco, diciamo in questa maniera. Perché abbiamo, per esempio, sentenza della Quarta del 2013, la numero 9505, che in realtà dà un dovere di controllo molto specifico, analitico, cioè vuole una parte, diciamo, un po' dell'orientamento della dottoressa come espresso nell'ultimo intervento, cioè quello proprio di un'attenzione, sì, vigilanza alta, ma vigilanza concreta, e anche nello specifico, devi controllare continuamente chi deleghi, ma anche chi non sono delegati. La collega Tognozzi diceva che il dirigente è il delegato per eccellenza, lo è certamente sotto un profilo di sostanza, ma però l'indirizzo non è un delegato, quella è un'attribuzione di responsabilità che gli arriva in pure proprio, come al preposto. Ma il principio è esattamente corretto, non puoi dire che è un delegato, non puoi soltanto schermare la tua responsabilità soltanto perché hai un delegato per eccellenza che lavora eccetera, tu devi controllare anche questo. E poi nell'ambito della stessa sezione poi invece vi è una massima, e concludo il mio intervento leggendola, che è del 2011, ma la cosa che più mi ha creato la mia attenzione è il commento che fa Guarinieri prima di questa massima, in cui diceva: questa sentenza pone un ragionevole argine, è detto dal dottor Guarinieri, l'argine è un'eccessiva dilatazione dell'obbligo di vigilanza del delegante sul grado delegato. Infatti sottolinea che non si può esigere dal delegante a capo di un'impresa complessa e mastodontica di controllare un aspetto minimo quale più quello della manutenzione sulla macchina, se quella importanza all'interno azienda, che diversamente tale obbligo sarebbe potuto dividere nel momento con delegato. Insomma, richiama, anche se ovviamente riguarda una macchina e cosa ed è scontato, però richiama sostanzialmente quell'altezza di vigilanza che viene richiesta. Invece la giurisprudenza mi sembra che adesso sia tutta sul fatto che non chiede questo controllo e questa vigilanza deve essere assolutamente corretta, particolare, entrare anche nello specifico. Per questo deve essere alta. Esatto. Secondo me io andrei a vedere alla conclusione, proprio perché deve essere concreta, deve essere a un livello alto, quindi può essere delegata alla vigilanza, ma non le scelte gestionali di fondo. Esatto, quindi, le scelte di fondo gestionali sono proprio queste che vengono inserite, cioè sulle scelte di fondo non si può inserire il delegato, su scelte di base che certamente il delegato sono le mani della responsabilità. Che coinvolgono naturalmente scelte economiche, scelte che coinvolgono la politica dell'impresa, e la politica dell'impresa la può fare non è delegato. Sul sito dei lavoratori c'era questa affermazione su una slide che si entrava, era quello del sindacato, che si diceva: il lavoro si può delegare, la sicurezza no. Ed era proprio questo motto di questo sindacato che indicava proprio, che rispecchiava questa indicazione. Certamente questi obblighi di sicurezza, chiamando questa giurisprudenza della Cassazione,
fanno capire come tecnica tutto può essere legato, ma la posizione di garanzia certamente no, e la posizione di controllo deve comunque permanere. Grazie.